Quali interventi urgenti? Quali sono? Interventi urgenti, ad esempio, trovare delle risorse che erano state sottratte, diciamo così, all'ERP nella precedente legislatura per destinarle al trasporto pubblico locale, una destinazione virtuosa, ma sicuramente sottraendo risorse a questo tema così urgente, ritrovarle per poter rimettere i gestori in condizioni di continuare a ristrutturare, continuare a costruire nuovi edifici. Quindi da una parte molti 140 milioni per poter fronteggiare l'immediato, dall'altra anche rendere disponibili 6 milioni per ristrutturare gli edifici non più utilizzabili, 6 milioni messi a disposizione dal governo, perché il governo è già intervenuto su questo tema. Che perché? Perché si sa che la questione abitativa influisce molto, è uno degli strumenti per fronteggiare la povertà. La lotta alla povertà si fa predisponendo appunto nuove abitazioni.